Per me è sempre una grande emozione, una grande commozione partecipare a questo evento. Emanuele Petri, come è stato più volte detto, è stato un grande servitore dello Stato, un poliziotto che indossando una divisa ha portato fino all'estremo sacrificio il proprio servizio, e quindi credo che sia doveroso, necessario da parte delle istituzioni partecipare e valorizzare il tema del ricordo e della memoria. Ho voluto ricordare che una comunità che non ha ricordo e memoria è una comunità che non ha storia, ma soprattutto che non ha futuro. La Polizia di Stato, che è una grande istituzione a servizio del Paese, ogni tanto qualcuno se ne dimentica, è un baluardo di democrazia a difesa dei diritti e delle libertà. Per cui questi sono momenti che mi consentono di poter ricordare chi ha sacrificato la propria vita per il bene del Paese e al tempo stesso per rivolgere un profondo sentimento di gratitudine a uomini e donne della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, della Polizia Penitenziaria, che ogni giorno con sacrificio, con devozione, con dedizione, silenziosamente garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini italiani. Ma no, guardi, io credo che le parole del Presidente Mattarella vadano rispettate e non vadano strumentalizzate. Io ho detto più volte che le forze di polizia italiane sono un baluardo a difesa dei diritti, sono un baluardo a difesa delle libertà, tra i quali i diritti a manifestare, che è sacrosanto, il diritto a dissentire. Anzi, il diritto a dissentire viene garantito proprio grazie all'operato, al servizio quotidiano, costante, professionale e serio delle forze di polizia. Di più, dico che la Polizia di Stato è la migliore polizia al mondo, esportiamo dei modelli vincenti e operativi di controllo del territorio. Strumentalizzare l'operato delle forze di polizia è estremamente grave. Io sono grato e devoto al lavoro delle forze dell'ordine, difendo il lavoro delle forze di polizia che sono, ripeto, un grande baluardo di democrazia a difesa della nostra carta costituzionale. Non è scontato che tutta questa gente, tutte queste associazioni, ormai in maniera costante, continua, vorrei dire perpetua, ecco, proprio il 2 marzo sono qui a Castiglion Fiorentino, anche dagli altri comuni, Cortona, Arezzo, Tuoro, c'è veramente un senso di appartenenza allo Stato da parte di tutti, e io mi limito a dire che qui a Castiglion Fiorentino, almeno, non oggi ma sempre, chi indossa una divisa è rispettato a prescindere dal ruolo che ricopre, se è il vigile urbano, il carabiniere, il maresciallo del territorio, piuttosto che la Polizia di Stato. E qui credo che da questo punto di vista non c'è ombra di dubbio che le cose rimarranno in questa maniera. Beh, sicuramente sì, 21 anni, guardi, stavo riflettendo poco prima con un altro collega, alle volte mi sembra che è passata un'enormità, alle volte mi sembra che è partito ieri, se non addirittura questa mattina. Poi il tempo è lo stesso, stranamente tutti gli anni il tempo è come quella mattina. Ricordare Emanuele, sicuramente penso che nella gente, in tutti noi, nei cittadini, nelle autorità, qualcosa di grande ha lasciato, perché mi ci è voluto del tempo per capirlo, però sicuramente quella mattina ha fatto qualcosa di importante, a sacrificio della sua vita, ma qualcosa di molto importante. Secondo me sono i giovani che devono imparare, devono sapere che c'è stata una persona, un ragazzo che prima di essere un poliziotto è stato un ragazzo come loro, che credeva in quello che faceva anche a scapito della sua vita. Sì, quello che ho detto è che è un onore per me, una grande emozione ricordare il sacrificio di Emanuele Petri, perché quel sacrificio, quel sangue che ha consentito di porre fine a quel terrorismo di matrice brigatista, insieme agli altri caduti della Polizia di Stato, rappresentano per noi la memoria viva, la memoria pulsante. Li rendono immortale, e grazie a questa storia di immortalità che oggi ancora si tramanda, dà l'esempio per i giovani poliziotti, per coloro che amano questo mestiere, sapere che c'è qualcuno che ha sacrificato la propria vita per questo mestiere, per questa professione di poliziotto. Allora, per questa è la storia che ci insegna di guardare avanti, di guardare il futuro, di parlare alle giovani generazioni. Questo per noi rappresenta il DNA della Polizia di Stato e ci consente di parlare ai giovani, davvero parlare ai giovani con il linguaggio della democrazia e della libertà di cui parlavo poco fa.